Si aprono degli scenari di grande interesse soprattutto rispetto a due elementi. Il primo è quello di poter garantire attraverso la strutturazione di percorsi diagnostico, terapeutico, assistenziali quegli standard minimi da poter garantire nelle modalità di erogazione a tutti i cittadini del territorio italiano che ancora non hanno gli stessi livelli di assistenza, vuoi in funzione dei farmaci, delle tecnologie che vengono utilizzate, vuoi soprattutto nella filiera organizzativa, cioè quella che noi chiamiamo la presa in carico e la continuità dell'assistenza, che è un elemento di grande importanza. La seconda, che sembra opposta ma non lo è, che è complementare a questa modalità, è quella di poter fare una medicina non soltanto di precisione, cioè che sia indirizzata alle caratteristiche del singolo individuo, ma sia anche personalizzata, cioè sia una medicina nella quale il singolo paziente può avere una gestione delle sue patologie, oltre che farmacologica, anche dal punto di vista delle relazioni cliniche, assolutamente personale. E quindi attraverso questa modalità riuscire a garantire standard elevati e personalizzazione delle cure. E devo anche dire, un elemento molto importante, anche una migliore sostenibilità economica.